È stato presentato la settimana scorsa l'Instrumentum Laboris, quindi diciamo per i nostri telespettatori uno strumento di lavoro. Ecco, della quindicesima, se non sbaglio, Assemblea Generale dei Vescovi verso il Sinodo dei Giovani. Eccellenza, vi misurate con un argomento di strettissima attualità. Parlare dei giovani oggi non è una cosa facile. Mi pare che la Chiesa in tutte le sue manifestazioni, in tutti i suoi organismi, vi abbia chiamato un po' a raccolta per fare il punto sulla condizione giovanile oggi. E ne penso. Ma è una domanda che richiederebbe molto tempo per esplicare ancora di più quello che è il lavoro che è stato fatto e che ci attende, un lavoro che non riguarda solo nell'immediato la celebrazione del Sinodo, che è un punto di arrivo, e lo strumento di lavoro ci offre, l'Instrumentum Laboris, ci offre, direi, le coordinate giuste per intraprendere questo cammino, ma è un cammino, per quello che mi riguarda, della Chiesa della nostra diocesi, che in quest'anno, come già da un po' di anni, ha un'attenzione particolare sulle future generazioni, sui giovani, in un territorio particolarmente delicato da questo punto di vista, perché i nostri giovani spesso vanno via per studio, per lavoro e a volte ritornano sempre di meno, perché le condizioni sia economiche sia lavorative diventano sempre più preoccupanti e quindi è un'attenzione che noi abbiamo davvero a cuore, questo impegno verso le nuove generazioni, pastorale anche direi come stimolo al sociale. Senta, eccellenza, io ho letto il documento. A parte, come dire, una ammirazione per come è strutturato il documento, che si riferisce poi a tre verbi, mi pare, ecco, cui fa riferimento sempre Papa Francesco. Sono rimasto sorpreso per questa capacità della Chiesa di mettersi in gioco, perché vuole ascoltare la parola dei giovani, vuole dire una parola. E poi c'è anche la grande riflessione sulla vocazione alla quale ogni cristiano è chiamato. Ah, è così? Sì, certamente il tema di fondo di tutto questo cammino sinodale, ma direi del cammino ecclesiale anche per l'imprinting che ha dato Papa Francesco, è il discernimento, un discernimento vocazionale. È un vocabolo che usa Sì, sempre. appartiene certamente al lessico degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, appartiene al lessico della Compagnia di Gesù da cui proviene Papa Francesco, ma direi è il lessico e il linguaggio che dobbiamo sempre di più saper intercettare nelle nostre scelte, scelte che vanno fatte con discernimento, in ascolto della parola di Dio, ma in ascolto anche delle persone, delle situazioni, delle condizioni e un'attenzione particolare al linguaggio che dobbiamo saper sempre meglio coniugare per rendere i concetti, non solo i concetti, ma l'esperienza di fede fruibile e comprensibile alle nuove generazioni. Senta una cosa, Baldisselli, che lei conosce molto bene, penso, ecco, nel presentare il documento comincia con il sottolineare una preoccupazione ed è un conflitto, dice lui, intergenerazionale. Cioè, Travetti, per esempio, come me, è un giovane a 18-19 anni,
non c'è comunicazione. È possibile una cosa del genere? Oggi si assiste a una mancanza di memoria. L'aspetto nobile della tradizione, dell'ascolto, viene sempre a mancare. Basta anche saper intercettare le modalità con cui le notizie o il linguaggio oggi viene utilizzato. Perché, come diceva Heidegger, un grande filosofo del secolo scorso, il linguaggio è la casa dell'essere, cioè nel linguaggio noi riusciamo a trovare il senso anche delle scelte che siamo chiamati a compiere, a saper leggere e trovare quelle categorie di pensiero con le quali esercitarci nella nostra contemporaneità. Allora, questo difetto di comunicazione è un difetto di linguaggi che forse navigano su lunghezze d'onde diverse. Bisogna sapersi connettere, oggi è un verbo che viene molto usato soprattutto nelle nuove tecnologie. Paradossalmente, proprio perché le nuove tecnologie velocizzano tutto, tutto appartiene al presente, niente al futuro e pochissimo al passato. Credo che questo bisogna saperlo riprendere, il dialogo tra le generazioni. Ecco, ma quando si parla di difficoltà di comunicazione, non è che è intervenuto qualche cosa che si è messo di traverso ed è il mondo digitale, che è il mondo dei giovani di oggi. Lei lo capisce questo mondo? Io cerco di esercitarmi, nel senso non sono un nativo digitale, non appartengo ai millennials, non sono nato intorno agli anni 2000, però cerco di non rimanere fuori da questo mondo per quello che può essere utile, sempre per gli aspetti di pastorale, di vita e di dialogo con le nuove generazioni. E noi abbiamo avuto alla Conferenza Episcopale Italiana, all'Assemblea Generale, possiamo dire una lectio magistralis proprio sui nuovi mass media, e sulle modalità con cui approcciare questi mass media per utilizzarli per la pastorale, su come annunciare il Vangelo, che poi questo sta a cuore alla Chiesa, un annuncio che sappia raggiungere la vita delle persone e sappia venire incontro anche alle difficoltà che oggi attraversano le persone, sia i giovani soprattutto, che utilizzano queste tecnologie, a volte sono, direi, messi fuori gioco nella relazione con la vita da queste nuove tecnologie, senza demonizzarle, ma sapendole usare e renderle uno strumento utile per comunicare. Forse bisogna saper trovare spazi e modalità nuove per non essere travolti dalla tecnologia, ma per governarle. Questa è un'arte molto difficile e molto, direi, complessa. Senta, Eccellenza, il mondo dei giovani mi sembra un mondo molto composito e variegato, nel senso che si va da giovani impegnati, volenterosi, insomma che danno il meglio di sé negli studi, nei rapporti, e si è arrivati all'altro estremo, lei certamente lo avrà letto, addirittura ad una sigla, cioè di giovani che non fanno niente e che non lavorano, quindi non fa NTTL, una sigla di questo genere. Ora, parlare con questi giovani è di estrema difficoltà, non rispondono, e se rispondono vi attribuiscono delle responsabilità, nel senso che dicono che non hanno avuto maestri, non hanno avuto gente che, diciamo, banalmente li portassero in chiesa. Lei conosce questi giovani? Allora Lei io quando è venuto ad Ariano ha sì. fatto una pastorale proprio per i giovani, se non sbaglio. Sì, un'attenzione particolare ai giovani, tant'è come dicevo poc'anzi, la pastorale ordinaria, non solo quella in vista del sinodo, ma anche quella ordinaria delle nostre comunità, punta molto sui giovani. Penso
l'esperienza che abbiamo vissuto quest'anno intenso con i giovani della pastorale giovanile delle nostre parrocchie, i pomeriggi dello spirito, tante iniziative, tanti incontri, le belle giornate vissute con i giovani della diocesi a Montefalcone Valfortore. Questo però non deve assolutamente dare soddisfazione e consolazione, ma deve dare piuttosto una preoccupazione, cioè il desiderio di giungere, di parlare ai giovani di un'esperienza di vita che ha un colore e un sapore entusiasmante, quella cristiana e quella evangelica. Certo, i giovani sono una generazione che si avvia verso la vita, ma non sono frutto del caso. Hanno dietro le spalle un mondo fatto di famiglie in difficoltà, di adulti che sono poco, direi, credibili per alcuni versi, di un mondo sociale piuttosto complicato e poco incoraggiante. Quindi anche queste condizioni di assoluto, direi, di un assoluto disinteresse alla vita sono frutto di un percorso che in loro trovano uno sbocco, ma di fatto è una storia, quindi dobbiamo tutti porci grandi interrogativi su come essere credibili. Mi colpisce sempre una frase di Paolo VI, no? Il Papa del Concilio, il Papa che ha vissuto anche il travaglio del passaggio tra un mondo e un altro, possiamo dire. Lui diceva: oggi si è maestri, ma per essere maestri bisogna essere dei testimoni. Questo non riguarda solo, diciamo, condizioni intraecclesiali, riguarda la società e riguarda anche il mondo nel quale noi siamo, per così dire, immessi, connessi, nel quale siamo chiamati a vivere e ad operare tutti. Un argomento che sta particolarmente a cuore ai giovani, ma diciamo che in senso lato coinvolge anche noi, è la sessualità. I giovani parlano sempre di sesso e lo praticano in una maniera che va al di là, diciamo, di quelle che sono le tradizioni, le consuetudini. Ci siamo capiti. Ecco, come vi atteggiate di fronte a questo modo di essere dei giovani di oggi? Allora, la sessualità come la si intende, diciamo, oggi, che poi è una questione che riguarda solo i giovani, mi permetto di dire, riguarda un po' il nostro mondo contemporaneo, anche quelli degli adulti, ha rotto un incanto straordinario. Cioè, il capire che la sessualità è la forma più alta di comunicazione ed è legata soprattutto alla trasmissione della vita, a una relazione stabile, a un sacramento per noi cristiani che è il matrimonio. Allora questa operazione di separazione che ha creato tanti tormenti all'inizio, no? È nata intorno al 68, possiamo dire, no? In cui la libertà, che era giusta e santa ed è una prerogativa necessaria e utile per la vita comune, ha stravolto anche alcune modalità di vivere il rapporto interpersonale. Ricordiamo tutti l'Umane Vitae di Paolo VI, no? Almeno quelli che avranno avuto familiarità con questo documento, che ha vissuto il travaglio di quella contestazione aspra rispetto del corpo umano, rispetto della vita, parlava della pillola, dei contraccettivi, di cose che oggi sembrano anche superate, perché ahimè ci sono modalità di praticare la sessualità abortiva con la pillola del giorno dopo, non solo con l'aborto così sbandierato come se fosse una vittoria e una liberazione. C'è un preoccupante dilagare di un rapporto non corretto con la vita, e di un preoccupare dilagante di un non rapporto con la sessualità, che è la forma più alta di relazione, direi quasi sacrale, si è molto molto ridotta a tutto usa e getta. E quindi questo dà anche tristezza Lo riguardo. scarto Sì, di quello che cui diceva Papa parla Francesco, l'uomo. no? Un'incapacità di guardare l'altro con uno sguardo d'amore, ma guardare l'altro con uno sguardo di possesso, di proprietà. La globalizzazione direi, del corpo coincide con la globalizzazione della sessualità smodata. Senta un'altra cosa, eccellenza. Lei avrà letto cronache correnti
Molti ragazzi studenti o feriscono la professoressa, aggrediscono il preside, l'insegnante, talché Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera ha detto: ma il nuovo ministro della cultura, se vuole riformare la scuola, non ha che da mettere in pratica poche cose. E così, quali erano queste cose? Molto semplici. Cominci ad alzare la predella della cattedra, in modo che il professore sta un po' più in alto e il ragazzo sta in basso e si stabilisce il rapporto. Obblighi i ragazzi, quando entra il professore, ad alzarsi in piedi, come faceva lei e come ho fatto io. Cose che non si fa più. E così di questo passo 10 consigli pratici. Ora, la Scaraffia, che scrive sull'Osservatore Romano, a proposito di uno di questi episodi di cronaca avvenuti a Santa Maria a Vico, dove un ragazzo ha, come dire, sfregiato la professoressa. E diceva, in fin dei conti, è anche una nostra sconfitta. Secondo lei, la crisi che attraversano i giovani dipende anche dal fatto che, diciamo, due pilastri, due piloni di una società, famiglia e scuola, sono venuti un po' meno? Questo certamente, perché il discorso del mondo educativo è un discorso complesso, abbraccia tutti gli aspetti della vita delle nuove generazioni, riguarda il rapporto familiare, riguarda il rapporto educativo, e direi che bisognerebbe ristabilire soprattutto un clima di fiducia e un clima anche di meritocrazia, perché forse io penso a Don Lorenzo Milani, che è stato un grande educatore, ha offerto direi di contenuti straordinari pedagogici per quel tempo che sono anche di grande attualità ad oggi. Ristabilire i giusti equilibri, aiutando però le persone svantaggiate, perché poi bisogna evitare che ci siano studenti di serie A che appartengono a certe classi sociali e studenti di serie B. Bisogna potenziare diciamo, il modello di integrazione. Penso anche i nostri luoghi educativi e abitativi faranno sempre più i conti con la diversità, la questione dei migranti, la questione che persone che vengono da culture o da sensibilità diverse, quindi la questione è sempre più complessa e nella complessità bisogna trovare quelle strategie che semplificano. Semplificare non significa banalizzare, significa trovare fondamenti comuni capaci di mettere insieme le diversità relazionali, familiari, sociali. Per elevare però le nuove generazioni ad apprendere non solo nuove tecnologie o nuovi concetti culturali, che pure sono fondamentali, ma ad apprendere l'arte del vivere insieme. Senta, la devo forzare un po' e chiederle, lei certamente ha risposto a questo, chiamiamo questionario, Sì. ecco, ma siamo al di là dei questionari, Certo. siamo a vere e proprie relazioni di pastori di tutto il mondo. Lei su che cosa ha richiamato l'attenzione in modo particolare? Diciamo che è stata fatta una sintesi in diocesi di tutto un cammino nella pastorale giovanile nel suo complesso. I capisaldi sono la relazione con gli aspetti educativi, gli aspetti della formazione alla vita cristiana, l'aspetto della famiglia e l'attenzione al futuro dei nostri giovani. Su questi pilastri noi abbiamo cercato di dare una sintesi di quello che è stato l'ascolto dei nostri giovani. Ed è anche stato molto interessante perché ho avuto l'opportunità qua ad Ariano di avere un mio carissimo amico che lavora al Sinodo, col cardinale Baldissero, un gesuita, Padre Lello Lanzilli, che ci ha spiegato le modalità con le quali poi si è giunti anche alla redazione di questo
Instrumentum Laboris, e ha spiegato anche come il Santo Padre ha voluto ascoltare di fatto giovani provenienti in diretta da tutto il mondo, non solo come, anche attraverso collegamenti direi mass mediali, ma anche invitando a Roma oltre 3.000 giovani di provenienza di tutto il mondo per ascoltare direttamente da loro, giovani anche di provenienza non cristiano-cattolica, perché il sinodo è rivolto a tutti i giovani, anche quelli che normalmente non si affacciano alle nostre parrocchie, hanno posizioni diverse, idee diverse, e proprio per fare una sintesi di elementi utili perché siano oggetto di una riflessione e di una condivisione con tutti, per guardare con fiducia le nuove generazioni e insieme con loro fare un percorso nuovo verso il futuro. Mi pare che abbiamo un po' abbracciato tutto, no? Abbiamo parlato lavoro, Sì. chiesa, sessualità, come si pone lei rispetto ai giovani, e vedi, devo fare l'ultima domanda. Lei, eccellenza, sa molto, molto, molto meglio di me che c'è, come dire, nella cultura c'è nel mondo intellettuale c'è una specie di attesa, c'è una sospensione. E molti sono portati a dire che sono pessimisti sul futuro. La tecnologia, insomma, ci porterebbe addirittura fuori dalla nostra specie, o a estinguere addirittura la specie. Altri invece sono più fidenti, nel senso che fidano sulle forze dell'uomo, e noi aggiungiamo la speranza cristiana che non deve mai mancare. Secondo lei, questa gioventù è avvertita di quello che avrà avanti, con che cosa si dovrà misurare, perché si dovrà misurare con l'intelligenza artificiale, si dovrà misurare con il robot, si dovrà misurare con la macchina che cammina senza guidatore, si deve misurare con Marte, secondo Edson Musk. Diciamo E allora? che questa generazione già sta in questa lunghezza d'onda. Certo, bisogna capire che siamo un po' come Colombo, no? Quando andava verso l'America e chiamava le Indie. E bisogna riacquistare forse l'entusiasmo di Cristoforo Colombo per guardare con fiducia il futuro. Io non sono pessimista, sono molto ottimista, perché vivo in questa prospettiva cristiana che è una prospettiva di redenzione. E certamente il Signore non ci abbandona. E i giovani hanno tutte le potenzialità e hanno già uno sguardo lungo sulla storia che forse le generazioni che li precedono non riescono neppure a percepire. E in questo c'è uno iato, una differenza sostanziale tra il prima e il dopo. L'unico rischio è che le nuove generazioni, come sempre, ma oggi più di ieri, non riescono a guardarsi dietro le spalle, non riescono a connettersi con la storia. Questo è l'errore straordinario che viviamo. Il Papa lo dice sempre: i giovani, gli anziani fanno i sogni e i giovani li realizzano. E nel 68, siamo a 50 anni dal 68. I giovani hanno impostato una sorta di rivoluzione che poi ha avuto una deriva anche negativa, ma il principio era buono, cioè capacità di dare uno slancio nuovo al mondo verso il quale erano diretti. Bisogna però starsi attenti di non accelerare troppo, di saper guidare e di sapersi far guidare da questa visione cristiana della storia che guardo innanzi, però non dimentica da dove proviene. Lei ha già detto di essere ottimista, ma io la domanda gliela devo fare lo stesso. Lei crede che questa generazione sia ancora capace di sognare e di stupirsi di qualche cosa? Io penso che non si può identificare con una sorta di concetto univoco la generazione. Ci sono
persone, ci sono, conosco tante persone, in questo momento davanti agli occhi tanti volti, c'è una sfumatura di grigi nella storia, così anche nelle persone, nelle generazioni. Queste generazioni sono giovani straordinari, come sanno giovani che hanno difficoltà, giovani che non guardano più con fiducia il futuro e che vivono in ambienti, in famiglie che certamente non li stimolano. Come ci sono tanti giovani migranti che si affacciano sui nostri territori con i quali bisognerà fare i conti nel senso nobile della parola. Forse a loro, a noi insegnano soprattutto un entusiasmo che sembra venir meno nel nostro Occidente, che diceva San Giovanni Paolo II, è sazio e disperato. Oggi forse meno sazio di alcune cose, ma resta comunque per alcuni versi sazio e disperato. La ringrazio moltissimo per questo suo contributo spirituale, era scontato, culturale, questo grande contributo culturale che ha dato, e diciamo ai giovani che questo sinodo si terrà in ottobre, Sì, si trova fino. non è un orto chiuso, Assolutamente. ma è apertissimo a tutti, anche ai non credenti, Certo, a il tutti. sinodo non è sui giovani, è dei giovani, di tutti i giovani. E anche nelle nostre diocesi, nella mia diocesi di Ariano e Lacedonia, celebreremo, lasciatemi questo verbo, usare questo verbo, il nostro convegno pastorale diocesano annuale tra il 30 e il 2 settembre sarà dedicato proprio ai giovani. Il tema è abitare la città, abitare l'umano. Credo che sia anche la sintesi della nostra conversazione. La ringrazio molto per questa bella opportunità. La ringrazio moltissimo e le auguro, che le posso augurare, feconda attività pastorale. Questo Grazie. credo che sia il migliore augurio possibile. La ringrazio molto.